Mario Orfeo, nuovo direttore generale della RAI, aveva già parlato della posizione di Bruno Vespa in toni decisi, anche se decisamente ottimisti. Vespa ha esordito in RAI nel novembre del 1968 e vogliamo festeggiare insieme i suoi 50 anni di carriera in azienda. La nostra intenzione è quella di rinnovare il suo contratto per Porta a Porta, tenendo doverosamente in conto tutto quello che è successo in materia di compensi. Bruno sa perfettamente che sono cambiati i tempi e che ognuno di noi ha fatto delle rinunce, aveva dichiarato Orfeo in un'intervista alla Repubblica. Dopo la bagarre sul compenso accordato a Fabio Fazio per rimanere in Rai con il suo Che tempo che fa, l'argomento è molto delicato e Vespa in passato si era mostrato reticente ad accettare il ridimensionamento del suo compenso, come voleva il famoso tetto fissato per i dipendenti Rai a 240.000 euro l'anno. La crisi sembrava rientrata, ma ora ci pensa Dago Spia a lanciare una bomba. A quanto pare domani tornerà a riunirsi il CD a Rai, ma all'ordine del giorno non ci sarebbe il rinnovo del contratto con Vespa, scaduto il 31 agosto. È a rischio la riapertura di Porta a Porta prevista per l'11 settembre? Ci si chiede su Dago Spia. Porta a Porta, come ricordava Orfeo nella stessa intervista di cui parlavamo prima, non è un programma di sola informazione, ma, come stabilito da una sentenza del 2011, appartiene al genere di programmi di intrattenimento e approfondimento culturale e politico realizzato come un vero e proprio talk show. Il contratto quindi sarà, come in passato, in linea con la tipologia del programma. Al momento impossibile saperne di più.